Salve a tutti, oggi con me Filippo Giannini di tradingfacile.eu, con il quale daremo uno sguardo al DAX. Mi facevi notare giustamente che oggi ci sono dati macro statunitensi molto importanti che potrebbero influenzare anche le borse europee. Cosa sta succedendo adesso e soprattutto cosa dovremmo aspettarci nelle prossime ore? Lascio a te la parola, intanto ti ringrazio per essere con me oggi. Grazie Rossana, innanzitutto ben trovata. Sì, allora vado a condividere il grafico del DAX. Qui siamo su time frame giornaliero e quello che abbiamo osservato, insomma, nel corso dei giorni scorsi è stata appunto una ripartenza degli acquisti, ecco, sulla scia, insomma, anche di quanto accaduto sul fronte del coronavirus. Sappiamo che settimana scorsa i mercati erano un po' sotto pressione, no? Per i timori legati alle ripercussioni in termini economici, insomma, del virus, però, insomma, ecco, la situazione sembra in miglioramento. Quindi, sotto questo punto di vista, il mercato ha reagito sui supporti chiave che avevamo già peraltro individuato a quota 13.000 per quanto riguarda il DAX. Quindi, forte espansione di volatilità, in particolar modo nella giornata del 5 di febbraio. Tuttavia, però, attenzione in questo momento. Perché? Perché il mercato ha ritestato i massimi storici, da qui ha ballato un po' in trading range nella giornata di ieri. Oggi stiamo assistendo ad un ritracciamento e dobbiamo tener presente che alle 14.30 ci sono i dati sui non-farm payroll americani, quindi avremo dei dati macro molto importanti che molto spesso vanno anche a dettare la guida, no, per quello che è l'andamento dei mercati nel corso del mese. Sappiamo quanto poi i mercati europei siano sensibili, insomma, e reagiscano magari a ruota a quanto accade sui mercati americani. Teniamo conto che le previsioni sono per dei dati al rialzo e quindi sotto questo punto di vista attenzione perché magari dei dati peggiori delle attese potrebbero dar luogo ad un'estensione del movimento correttivo e quindi magari ecco, potremmo attenderci a mio avviso anche ad un'estensione del movimento correttivo. Detto questo però c'è un supporto di breve da monitorare, abbiamo 13.440 ma soprattutto 13.330, qui a mio avviso in caso di estensione del movimento correttivo abbiamo un ottimo punto di ingresso per provare a rientrare a mercato lato long perché chiaramente in ottica multi-day siamo ancora dell'idea che il mercato possa muoversi al rialzo. Perfetto, io ti ringrazio per la panoramica, con te ci sentiamo la settimana prossima. Grazie a te, Rossana, arrivederci a tutti.